Mister Marcello, come ti devo chiamare non lo so, perché sei allenatore, sei giocatore. No, ma... sono giocatore e aiutante. E oggi ha vinto la lupa, ha vinto la squadra, prestazione maiuscola da parte di tutti, dal primo all'ultimo, sei d'accordo? Sono d'accordo, e diciamo che noi stiamo già da un po' di tempo lavorando su alcuni aspetti, dove ecco, già dalla parte atletica, perché abbiamo trovato qualche ragazzo, me compreso, in difficoltà. Sicuramente nel corso della settimana ci alleniamo e piano piano stiamo cercando di risolvere qualche piccolo problemino anche a livello tattico. Oggi la squadra ha risposto molto bene, i ragazzi sono stati bravi, hanno messo il massimo impegno, soprattutto il primo tempo. Verso il finale del primo tempo ci siamo un po' abbassati per paura del loro pareggio, perché stavano protestando abbastanza forte. Nell'inizio del secondo tempo invece ecco, sono partiti bene, abbiamo mantenuto, abbiamo creato 4-5 palle gol, e poi comunque ecco, la partita andava chiusa già dal primo tempo con alcune incursioni da parte di Leonardo, da parte dell'attaccante, anche di Luca. Però ecco, sono soddisfatto della prima, ci prendiamo i 3 punti, ci servivano, e avanti insieme. Ma la vittoria in Coppa di settimana scorsa, il passaggio del turno, tante cose belle per questa lupa che l'anno scorso raramente ha, in questi mesi, in questo periodo in particolare, erano a 0 punti, riuscivano a vivere. Cioè, questa è una realtà che può puntare in alto, finalmente? È una realtà che si può divertire, puntare in alto ancora no, perché abbiamo incontrato squadre molto più attrezzate, anche oggi era una squadra che tatticamente e tecnicamente stava più avanti. Noi abbiamo lavorato molto sulla grinta, sulle individualità, dove andarli a prendere e basta, ci siamo limitati su questo. Ci siamo riusciti, però abbiamo incontrato una bella squadra. Settimana prossima c'è il Maccabi in trasferta, che partita sarà? Vedremo, tanto ci godiamo questa vittoria, lavoreremo in settimana per poterla preparare al meglio. Grazie mister Marcello, alla prossima. Grazie.